Vada tutto bene e speriamo che gli porta fortuna quello che lui sta facendo. È così, deve fare grande, se no non erano quelli che sono. Che arriva la moto lo faremo. Grazie assai, ciao fra, ciao. Cioè, lui vedi che non mi piace. Madonna mia. Scusa, stavo lì. Meno male che andiamo. Oh, sta ancora affogliando. Ma io ho mandato il messaggio di ieri. Lo so. Buonasera. 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 Abituato come avevi sistemato lì. Hai visto? Non c'è paragone. Mi raccomando voi, non guastate lì. No. Che siete sordamente. Non so, ma è una... Sì. A voglia. Mi sa un genio, già fateci cose. È stato bello. Sono contento anche per i ragazzi che sono fatti. Allora, noi benediciamo questo locale, è più che benedizione delle mura, è la benedizione che io, così io, in nome di Dio, rivolgo a te caro Luigi e a tutte le persone che frequenteranno. Per l'acquisto delle opere, chi si metterà a disposizione per queste opere. E stavo vedendo proprio in questi giorni a Napoli, hanno fatto delle riproduzioni come per tutti ha bisogno di non fare proprio un po'. Questa è la grandezza sua. Io quando gli dicevo ti facciamo una fotografia di ragazze e la sei conosci dal vivo. E quindi hanno rifatto alcune rappresentazioni.
cioè attraverso un gioco di luci, ecco, questi personaggi sembravano dei quadri di Caravaggio. Caravaggio. Beh, lui, voglio dire, in tutte proporzioni, non è da meno, e ce l'ha le qualità. E questo è un onore. Solitamente i grandi artisti vengono sottovalutati e non vengono apprezzati, specialmente dove nascono. Questo è il guaio. Allora De Nittis doveva andare a Parigi per essere apprezzato, però lì poi c'erano gli altri che avevano un nome. Allora, De Nittis quasi c'è una mangiava carunca. I nostri dirigenti scolastici presentano dei testi di persone lontane da noi. Quando abbiamo il diario di De Nittis che ci parla della nostra realtà, della bellezza della natura, del creato, dell'arte, dei tempi, presentare ai ragazzi questi libri, farli appassionare, significa non andare a sbagliare, lo sbaglio, non voglio dire a riempire la vita, e te lo auguro davvero, questo locale che avete fatto con tanto amore e sacrificio, tutto quello che tu stai realizzando, lo stai realizzando con sacrificio da dentro, e dire grazie a loro. Un applauso a Franco! Perché a proposito anche quando abbiamo fatto il quadro di San Paolo, tanti nostri amministratori politici con tanta economia che devono fare le tasse, e allora è bello che è fatto una pinacoteca. Thank you.
mangiato. Prendi all'arte. Attenzione. Vai. Attenzione al pavimento. Auguri. Grazie. E il papà. Cosa stai pensando adesso? Come cosa c'è? Google? Che stai pensando qui? Ora sto ubriaco. Sì, sto pensando che ho lavorato per loro. Praticamente io mi sono goduto un cazzo. Così è. E... come quando uno si sposta. E ora quindi vanno via loro e io dico una nuova serata da sicuro. Spero. Quale gabibbo? Perché zitto? La bellezza proprio fatta in persona, no? Chi è? Lei. Chi è lei? La mia fidanzata, la mia nuova... Fidanzata! Quella. Ti lasciamo un attimo con l'intervista, ciao. Ciao, mi vedi. Cosa stai pensando?
tante cose, ciao. L'unica colpa su di voi è questa. Grazie.